Sono le aree a Dubai che promettono una rivalutazione del prezzo importante. Ma io vi posso dire una cosa: Beachfront, che fa parte di Marina ed è la nuova penisola lanciata dai Mar ormai qualche anno fa, adesso è in buona, diciamo, fase di completamento. Ci sono diverse torri già pronte. Beachfront, quando è stata lanciata, una one bedroom bilocale, lo vendevano in original price a circa, diciamo, dipende dalla torre, dall'altezza, dal piano e tutto, però da circa 1,3 a 1,5. Questi erano mediamente la maggior parte dei prezzi. 1,3, 1,5, parlo di milioni di dirham, che sarebbero circa una media di 350.000 euro per 70 metri quadri, ok? Quindi avevano lanciato a circa 5.000 euro al metro quadro. Sappiate che adesso questi prezzi sono raddoppiati, in quanto in 3 anni dal lancio, 4, facciamo in 4. Questo perché quando una community viene completata ed è pronta, e quindi arrivano i negozi, arrivano i ristoranti, arrivano le persone a viverci, e le altre variatorie accanto vengono finite, non ci sono più lavori importanti, la community chiaramente prende valore. Poi, a parte che quella è unica, perché ha comunque una vista al mare, sei proprio attaccato alla palma, bellissimo. Parte ovest vedi la ruota, Blue Water, Salahin, parte est vedi la palma. Un'altra community che ancora è a prezzi invece molto abbordabili, molto ancora vicini al prezzo originale di lancio, proprio perché ancora non è del tutto completa e finita, è Imar Creek Harbour. Imar Creek Harbour, e come dice il nome, è una master community di un master developer che è Imar, che comunque è una garanzia sia per la qualità che per i prezzi, che l'apprezzamento del valore, eccetera. In Imar Creek Harbour ancora voi prendete degli appartamenti molto vicini al prezzo di lancio, erano stati lanciati a circa 4.000 al metro quadro più o meno, adesso si trovano attorno ai 5.000 al metro quadro, ma non c'è dubbio che saliranno e parecchio, magari non come Beachfront, ma saliranno parecchio. Fidatevi di chi vede e studia il mercato tutti i giorni. Contattatemi per il vostro investimento a Dubai nei posti che vi suggerisco.